Ciao artigiano, adesso arriva la seconda parte della visita con gli iscritti agli stabilimenti SCM. Prima però inizio a spacchettare quello che c'è sopra la combinata, la CU300C. Quindi inizio a prendere... Olla, questo pesa. Inizio a prendere quello che c'è qua. Vediamo un po'. Te lo faccio vedere tra un po'. Ok, adesso andiamo a vedere il reparto carpenteria. Abbiamo terminato con questo reparto che è praticamente la fresatura. E andiamo a vedere cosa si fa in carpenteria, cosa dicono. Praticamente viene attaccato su il pezzo, il basamento, questo piccolo, quello che è, e parte per, la, per tutto il ciclo di verniciatura, che all'inizio c'è il ciclo di lavaggio. Questo è il tunnel di lavaggio, dove sulla prima vasca c'è un lavaggio proprio fosforsgrassante. Poi ci sono vari stadi di risciacqui, fino a quando ci sono dei risciacqui con acqua demineralizzata e prodotti nanotecnologico, perché si aggrappa meglio la polvere sul pezzo. L'acqua praticamente che entra viene filtrata in un filtro sabbia, poi passa in una colonna di filtro carbone. C'è una colonna, in realtà sono due e due, però lavorano, cioè quando questa qui va in esaurimento lavoriamo sulla seconda colonna, intanto andiamo a rigenerare la prima. Idem con la ionica, praticamente filtro sabbia, filtro carbone, cationica, anionica, e esce fuori l'acqua dei mineralizzati. Dunque, in pratica ci stanno spiegando come funziona il pezzo prima di essere verniciato, deve essere risciacquato. Sono varie fasi, di cui l'ultima fase con acqua demineralizzata, e qui hanno addirittura l'impianto per demineralizzare appunto l'acqua, e quest'acqua poi viene completamente riciclata delle varie fasi di lavaggio. Quindi qua dietro c'è l'intero ciclo della verniciatura, verniciatura a polvere, quindi elettrostatica. Viene depositata la polvere sui pezzi, poi questi pezzi entrano nel forno a 160 gradi e dipende da che utilizzo deve essere fatto di questo pezzo, la cottura della vernice può variare da 15 minuti a un'ora e anche più. Ora siamo nel reparto lavorazioni lamiere. A quanto pare qui c'è il taglio laser, quindi molto molto interessante. Taglio laser più anche piegatura. Qui c'è un'altra piegatrice con un... Adesso ti faccio vedere. Lui lo può prendere in qualsiasi maniera, non ha un punto preciso, anche perché il pezzo potrebbe essere, si potrebbe essere spostato durante il... Lo mette su quel piano inclinato, lui scende giù e va in battuta, cose, va in battuta, poi il robot a quel punto lo prende nella misura della posizione precisa. Questo, dopo che è passato lì tramite questo robot, diventa questo qua, tutto piegato in automatico. E da qui dietro che c'è la piegatura, poi si passa da questa parte dove si inizia già a saldare. Siamo sempre nel reparto carpenteria, questo è tutto il posto dove ci sono le maschere, le dime, quindi vengono puntati i pezzi, i singoli componenti, poi vengono trasportati dove ci sono i robot, che sono in pratica, ora te lo faccio vedere, dietro con le tende rosse e le pareti gialle di là. Quelli in pratica sono i robot che, dopo che l'operaio ha messo in dima i pezzi, ha puntato ogni singolo componente, il pezzo viene messo di là e il robot, in base al programma, fa tutti i cordoni. Terminata anche la visita del reparto lamiere, quindi piegatura e saldatura, abbiamo finito per oggi. Adesso domani di mattina lo showroom, e poi di pomeriggio, fantastica novità, ci porteranno alla fonderia. Bene, secondo giorno di visita stabilimenti SCM, sono allo showroom. Che stabilimento è questo? Questo è lo stabilimento di Rimini, quello storico. Okay. Allora, abbiamo la fonderia da dove è nata tutta l'azienda. Qui nel tempo è sempre stato più uno stabilimento per le macchine grosse o macchine dedicate al massello. Oggi è lo stabilimento numero uno per i centri di lavoro SCM. Qui attualmente abbiamo la produzione di quasi 120 centri di lavoro al mese e non riusciamo a starci dietro perché abbiamo una consegna di 7 mesi. Stiamo facendo delle nuove linee per
incrementare. Diciamo, io ho 30 anni che sono in SCM, quando sono entrato c'era un centro di lavoro e 30 tupi, oggi abbiamo una tupi e 60 centri di lavoro. Questa è l'evoluzione che c'è stata nel tempo. Siamo l'unica azienda che ha una cosa del genere, e la sala a Necco. È una cosa bella da vedere, se non avete mai visto niente del genere, perché qui praticamente viene... Se entrate al centro, adesso dobbiamo accostare la porta, sentirete che c'è... Quando abbiamo fatto il test dell'Ox Silent, l'abbiamo fatto qua dentro, infatti se guardate il video è proprio girato qui dentro con alcuni microfoni posizionati in una certa maniera e abbiamo fatto una misurazione. Questi sono i microfoni che fanno il test. Il microfono che abbiamo messo nel video è un microfono a distanza, diciamo, non era uno di questi, è un microfono esterno comunque utilizzato per i test per poter permettere di vedere il dato visivamente anche nel video. Comunque era la stessa misurazione, quello era 13, questo era 13,6 decibel in meno. E quindi questa è la normativa di legge, infatti nel video noi l'abbiamo scritto, sono 13 decibel in meno certificati, perché le prove che vengono fatte all'interno di questa stanza hanno valore di legge e quindi... È un dato, sono non, un dato non messo a caso, per ridurre di un terzo di veramente tanto, sì. Dice, poi 15 decibel in meno su 80 non dice pulite. C'è un... dà anche un po' fastidio alle orecchie tutto questo silenzio. Dai, usciamo da qui, se no impazzisco. Perché mi sembra un po' sprecato. Questo dato io le macchine sono delle casse come casse acustiche, quindi mettere un motore qui dentro si può avere un effetto wow, quindi è importante testare, capire da dove viene la vibrazione. Che molti dicono, ma la macchina c'è dentro il cemento, fenomeni, mettono il cemento per pesare di più, diciamo, c'è i burattini, il cemento serve perché ammassa l'onda sonora, perché bilancia il peso, quindi non mi ribalto, ogni cosa ha il suo perché. A San Marino abbiamo la ditta ES, che è sempre del gruppo SCM, che fa tutta la parte elettrica per tutte le macchine SCM, spedite qua, controllano con il computer, già la testano, in modo che una volta collegata la macchina è già pronta a funzionare. Tutto è previsto in modo che là fanno come i Lego, una volta unita, accendi, non esce. Ci stiamo facendo il giro degli stabilimenti storici praticamente, stiamo vedendo la linea di produzione. Linee di produzione delle macchine a centro controllo, quindi praticamente macchine che fanno anche serramenti, destinate a quello. Ne fanno un bel po' al mese. Linea dei centri di lavoro, diciamo, un po' più piccoli, un po' più compatti, anche questi hanno tutta la tecnologia del quinto asse e tutto. E comunque i centri controllo, prima di essere consegnati, devono essere testati, quindi vengono montati, assemblati, resi funzionanti, chiamato cliente, provati, dimostrazione e poi alla fine consegnato. C'è un bel lavoro. Ok, dopo aver visto la produzione dei centri controllo, adesso ci fanno entrare qui alle fonderie. Ovviamente, come hai capito, non è tutto qua, la visita continua, manca la fonderia e in più poi manca tutta la parte allestita all'interno dello showroom dove ci hanno fatto provare le macchine, tra cui c'era anche questa che è qui dietro di me. Io ho iniziato a tirare fuori la roba dalla scatola e ecco cosa stavo cercando. Io stavo cercando queste perché non ho transpallet, quindi per spostare di qua la CU300C, questa macchina che è qui a fianco a me, andrò a montare le ruote, il timone è già lì sopra, quindi per ora questo era prioritario, trovare le ruote. Aspetta ad andare via perché adesso arrivano i mini video di WhatsApp. Questo è il numero se ti interessa anche a te mandare un video. Mi raccomando, breve, 10 secondi al massimo. Ciao artigiano, io sono, lavoro dove vivo. Ciao artigiano, stammi bene, oppure stammi bene ciao artigiano. Con questo è davvero tutto, ti ricordo che la visita agli stabilimenti SCM non è finita qui, arriveranno altri video. Va bene, con questo è tutto, ci sentiamo nel prossimo video, stammi bene, ciao artigiano. Artigiano, sono Marco Maker e faccio il tassista a Milano. Ciao, stammi bene. Ciao, sono Daniele da Guidonia e sono un amante del FDD e questo è il mio laboratorio. Ciao, stammi bene. Ciao artigiano, mi chiamo Roberto, ho 20 anni e sono di Catania e lavoro in un'azienda di materiale elettrico. Stammi bene. Ciao artigiano. Ciao Stefano.